Non accenna a placarsi lo scontro che contrappone la giunta comunale di Muggia e le opposizioni. Stamani l'ennesima conferenza stampa en plein air, perché non ci concedono una sala all'interno del municipio, hanno spiegato, da un lato ha stigmatizzato l'atteggiamento dell'esecutivo nei confronti appunto della minoranza. Con un atteggiamento intimidatorio nei confronti della minoranza, negando spazi, negando occasioni di confronto, negando l'informazione ai cittadini. Il caso della galleria, ma anche altri, sono emblematici di questo comportamento. L'ultimo episodio è la bocciatura della richiesta di una seduta del Consiglio per discutere del raddoppio della galleria che le opposizioni avevano richiesto. Bocciatura contro la quale le opposizioni adiranno vie legali. Ci sono due ipotesi di reato, rifiuto di atti pubblici e abuso d'ufficio. E noi chiederemo alla Procura di verificare se il comportamento del sindaco nell'ultima questione non rientri nell'ipotesi di questi due reati. Punto. Fogar non ha esitato a tacciare Polidori e il suo comportamento di fascismo istituzionale, laddove Roberta Tarlao, più nello specifico, ha ribadito la contrarietà al progetto della galleria. Di fatto noi siamo contro un'opera che stravolgerà la faccia di Muggia, la vivibilità dei residenti per almeno 2 anni, perché il sindaco parla di 13 mesi, però purtroppo sappiamo in Italia come vanno le opere pubbliche. Contattato da Tele4, il sindaco Polidori ha commentato la vicenda. La scarsa conoscenza della lingua italiana, ha affermato laconico, genera equivoci di questo tipo. Il comune, ha spiegato il primo cittadino, ha rigettato la richiesta poiché le opposizioni non possono convocare, come si leggeva, una seduta del Consiglio Comunale, decidendo anche l'ordine del giorno. Adempimento in capo al Presidente dell'Assemblea, fra l'altro lo stesso Polidori. Fine della puntata, ma la querela, c'è da scommetterlo, continua.